Amici di Attisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi insieme a noi l'attaccante del Nuoto Club Milano, Anna Repetto. Ciao Anna, benvenuta. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie a voi per l'invito. Iniziamo ad analizzare la vostra ultima uscita ufficiale. Siamo ormai, lo dicevo settimana scorsa, con Gaia Pilongo al momento della verità. Gara 1 di finale dei playout, vi ha viste sconfitte 11-7 a Monza contro la Comonotore Coaro. Con quale indicazione avete archiviato questo insuccesso? Diciamo che ieri siamo ritornati in società, abbiamo visto la partita, che non è stata una delle migliori. Non abbiamo fatto quello che ci siamo dette di fare, ha giocato molto la tensione, quindi abbiamo archiviato così la partita, ma continueremo a guardarla durante questa settimana in modo tale da capire bene i nostri errori e il modo in cui possiamo migliorare per entrare in acqua sabato e fare la nostra migliore partita contro il Como, ecco. Il match si è deciso nella seconda parte del confronto, mi correggi tu se sbaglio, dopo il 5-5 al 16° minuto, il break di 6-2 operato dalla formazione lariana. Che cos'è che vi è mancato nei due parziali conclusivi? Penso che sia mancata un po' la lucidità, come dici te, è vero, eravamo all'inizio del terzo tempo, partiva da un punteggio di 5-5, quindi era ancora tutto possibile. E già all'inizio, la prima parte della partita, abbiamo rincorso noi perché sono sempre state sopra loro, ma si poteva benissimo fare quindi negli ultimi due tempi, cosa che invece magari per mancanza di lucidità, un po' di tensione o comunque ci sono stati degli episodi che diciamo ci hanno tagliato le gambe e non siamo riusciti, ecco, a portare a casa il risultato. Certo. Hai detto siamo tornati in società, abbiamo visionato la partita, avrete sicuramente iniziato a fare analisi video. Allora, ti chiedo in maniera simpatica, quanto avete fatto arrabbiare Mister Leo Binchi? Che cosa vi ha Diciamo detto? molto. Diciamo molto, infatti, anche durante la partita stessa, che è uno che cerca di mantenere la calma, comunque di darci le direttive, però di darci tranquillità e la carica giusta, anche durante un time out, comunque a fine di un tempo ci ha chiamato lì e ha detto così non va bene, ragazzi, non sta andando per niente bene in attacco, soprattutto perché non riuscivamo a metterla dentro, diciamo in poche parole, abbiamo fatto veramente pochi tiri, le ragazze dell'altra squadra avevano proprio avuto, penso io, la direttiva di scegliere determinate giocatrici da far tirare. E magari noi per paura, tensione, non siamo riusciti ad andare a segno. E infatti è una delle cose per cui stiamo lavorando, per andare sabato al meglio delle nostre possibilità, ecco. Certo. Andiamo un attimo più sul personale. Fin dallo scorso anno sei stata parte dell'inizio del nuovo ciclo del Sette Rosa, targato Carlo Silipo, che dopo aver conquistato a Tenerife la medaglia di bronzo nella fase europea della World League, è atteso da un'estate da Tour de Force, oserei definirla. Mondiali a Budapest, Super Final, europei. Alla fine dell'estate, dal 27 agosto al 10 settembre. In questo tourbillon di manifestazioni, in questo susseguirsi di eventi di prestigio, che ruolo punta a recitare Anna Repetto? Punto in quello di farmi sentire, poter dire la mia, sicuramente allenarmi forte per cercare di migliorare il più possibile e per poter dare una mano alla squadra di Carlo, ecco. Quindi di essere convocata e di poter dire la mia in competizioni così importanti, visto che ce ne saranno tante quest'estate. Certo. Torniamo al campionato in archivio gara 1, anche se forse conoscendo il vostro tecnico sarà un mantra che vi tormenterà fino a venerdì sera per farvi memorizzare quello che non è andato bene e correggere gli errori commessi, però cominciamo già a proiettarci verso gara 2, anche perché per voi non è l'ultimo appello. Non c'è alternativa alla vittoria per poi rimandare la serie a gara 3 nuovamente a Monza e giocarvi lì il tutto per tutto per sperare di agguantare la salvezza. Inizio col chiederti allora, che partita ci aspettiamo sabato? Penso che ci sarà una partita molto fisica, molto
una partita abbastanza tesa, me la immagino. Dobbiamo quindi cercare di entrare fin da subito, fin dal primo tempo. Non possiamo sbagliare, non possiamo ritardare o magari non iniziare bene. Ecco, bisogna cercare fin da subito di metterci davanti e di portarla a casa, portarla a casa, ma soprattutto di mantenere la concentrazione fino alla fine della partita, cosa che non è sempre facile perché durante quattro tempi inizia a mancare la lucidità o comunque per un errore commesso o l'altro magari ci sono determinate cose che ci fanno mancare la lucidità e quindi la nostra performance inizia a calare. Certo. Quali saranno secondo te i fattori decisivi per provare a portare a casa questa vittoria che per voi vuol dire sopravvivenza? I fattori decisivi penso sia tanta voglia di fare e veramente il voler portare a casa questa vittoria. Ho visto nelle ragazze del Como magari la determinazione fin da subito di portare questo sabato che abbiamo giocato, di vincere la partita, cosa che a noi negli ultimi tempi ci è mancata. E quindi questo deve essere un esempio di quello che non dobbiamo fare, che abbiamo fatto all'andata, invece quello che dobbiamo fare è appunto la determinazione, la voglia di far gol, la voglia di portare a casa questa vittoria, perché come hai detto te, è l'ultima delle nostre spiagge. Chiudiamo con un'ultima battuta. Hai l'opportunità di rivolgere un incoraggiamento alle tue compagne e di magari chiamare a raccolta il pubblico amico. Che cosa senti di dire? Alle mie compagne ci parlo ogni giorno e dico che non dobbiamo mai mollare, che dobbiamo sempre farlo. Anche durante l'anno scorso che dovevamo salire in A1, abbiamo giocato una semifinale playoff con il Rapallo e abbiamo perso una delle tre gare. Quindi è un esempio per noi che ce la possiamo fare benissimo, che è già successo, non c'è nessun problema. Abbiamo questa fortuna di poter giocare tre gare e non solo una. Quindi ce la possiamo fare e le mie compagne lo sanno benissimo. Per il pubblico invece di venirci a vedere perché finalmente giochiamo in Bocconi, che è una piscina bellissima, appena costruita, che non abbiamo mai avuto la fortuna di giocarci e proprio per questa gara decisiva abbiamo la fortuna, grazie alla nostra società, di giocare in questa piscina e quindi finalmente avremo anche il pubblico, cosa che invece prima giocavamo al Saini a porte chiuse, abbiamo giocato tutto l'anno a porte chiuse, che è stata abbastanza una tristezza. Però diciamo che finalmente ci possono venire a tifare, a vedere e a darci tanta carica. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Anna Repetto per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Anna, grazie. Ciao, ciao.